Beh, il Versace Crystal è diventato Vercaga. Ma penso di sapere com'è questa fragranza. Ciao a tutti, ragazzi e ragazze, trucchini e trucchine. Bentornati in questo nuovo video. Io sono Gaia e questo è Senza Trucco, sì, il mio canale che vuol dire senza segreti, non che non mi devo truccare. Ho tagliato i capelli per chi ancora non l'avesse notato dallo scorso video e relativamente ai video che mi chiedete sul collegio, ragazzi, ci saranno. Il problema è che sono rimasta tipo inguaiata. Sono tipo tre puntate indietro, oh mio Dio, non so come devo fare, sono rimasta impantanata. Nel video di oggi, invece, questo è uno di quei lunedì in cui mi sono di nuovo svegliata con la voglia di farmi quattro sane risate, andremo a vedere insieme gli shopping fail, cioè gli articoli più pazzi, che solitamente sono made in China, del web, quindi Wish, AliExpress o altri annunci strani. La prima foto che mi è spuntata è questa, che sono delle coppe di reggiseno che vengono denominate indossare un reggiseno russe. Chi le fa queste traduzioni? Cioè, io non penso che Google Translate sia così scarso, e se è così fatemelo sapere, cioè non so. Poi abbiamo queste che sono tipo spugnette per il trucco e il rossetto, che sono insieme del soffio della spazzola di trucco che al mercato mio padre comprò. Chiamateli senza trucco, a sto punto è meglio. Alcuni degli articoli più belli sono poi i profumi, che sono decisamente imitazione, non so nella fragranza, sinceramente, di quelli originali, ma non possono mettere il nome originale, altrimenti sarebbero tarocchissimi. E forse questo è ancora peggio. E quindi hanno il nome storpiato. Il primo profumo, che è uno dei classici di noi donne, è Chanel's numero 5, scritto proprio SCI Nels, che sono più di uno, con un bellissimo Made in Italy, perché sappiamo che Chanel proprio produce in Italia, tipico marchio italiano. Continuando con i profumi, abbiamo sempre di Chanel il famosissimo Miss Mademoiselle 71, che penso sarebbe Coco Mademoiselle, infatti il colore del profumo è tipo rosellino. Poi abbiamo un Yves Saint Laurent Testamento, perché io dopo questa scatola sto morendo. Testamento per questo, perché tu lo guardi e muori praticamente. Da uomo abbiamo il Bosco Eau de Toilette, famosissimo stilista Hugo Bosco, che ve lo giuro mi ha fatto rotolare dalle risate. Questo 64, cioè poi tipo tombola, no, numeri a caso. E il famosissimo Dior Hyper Passion numero 55, quindi forse qualcuno ha fatto già terno, che ovviamente è l'imitazione del Dior Hypnotic Poison. Come vedete anche i colori richiamano, magari anche la fragranza è un dupe, quindi non so poi se dentro sono all'uranio impoverito, sinceramente. Sto a morire. L'OK 11, che sarebbe il CK1 di Calvin Klein. OK 11 è fantastico. Qualcuno ha fatto quaterna? Poi dovremmo avere Jean Paul Gaultier Scandal, che è questo che vedete qua, che invece qua è il Yantao Collection Sganoal. Sganoal nel senso che hanno fatto uno sgambetto e le gambe della tizia sono in realtà la rappresentazione di una che sta volando dalle scale. Continuando con le fragranze, abbiamo anche Acqua di Cic. Cosa sa? Di cic, di sigarette. E l'ultimo che ho trovato è il famosissimo Eternit di Calvin Klein, che già dal nome la dice lunga. Si vede proprio che è radioattivo questo profumo, evidentemente è cancerogeno, è fatto all'uranio impoverito. È veramente, mi ha fatto letteralmente svenire dalle risate. E andiamo agli altri articoli. Ah, qua abbiamo un negozio, che è un negozio di abbigliamento uomo-donna, bambino, scarpe e borse, dove scarpe, insomma, negli commenti del gruppo era inteso come citazione di una famosissima YouTuber, insomma, Instagrammer, che insomma penso che conoscete. Stupenda borsa zainetto a forma di scarpa Nike con la trama Gucci dentro il baffo della Nike. Si vede proprio che è originale. Cioè, io mi chiedo quando c'è stata questa fusione tra Nike e Gucci, perché me la sono persa, sinceramente. Fatemi sapere quando c'è stata. Spesso si vedono questi mix o di marchi che creano un ibrido orribile che non esiste, o proprio di figure, di scritte, di personaggi. L'altro articolo che vi faccio vedere è questa felpa di Vogue, Lialia, sarebbe Italia secondo voi, io l'ho inteso così, volevano scrivere Italia e hanno messo Lialia.
Poi una ciabatta con la scritta beautiful. Già di beautiful comunque questa ciabatta ha ben poco. Io al momento non vorrei un fenicottero incoronato nella mia ciabatta turchese, oltre al fatto di essere sempre perennemente scritte sgrammaticate in qualsiasi lingua. Forbicine per peli del naso amato. Perché amato? Tulla accade per una loglane. No, aspetta, mi sta sfuggendo il significato. Penso sia nulla accade per una ragione, ma a chi dovrei regalare mai una cosa del genere se non una persona che decisamente non conosce l'italiano? Qua invece mi è comparsa nel gruppo questa dalla Cina con disagio, che vi consiglio di guardare, e che è l'etichetta di un vestito che dice: lavare a mano, lavare dentro fuori i vestiti, non stirare, non la candeggina o di dare a tua madre, lei sa come fare. Io direi che etichetta più vera non ci può essere, perché si sa, quando dobbiamo fare qualcosa siamo sempre lì a chiamare la mamma, pensaci tu mamma. Da prendere come le frasi dei baci perugina, cioè ho ottimi consigli. Ecco le carte ULO. Sarebbero uno, scusate, molte me le ero dimenticate, mi colgono di sorpresa. Il gioco di carte per... cioè, ULO dal negro, ma che razza di mix è questo? Made in Italy, fidati. Ermonglidi Ue, che cos'è, una maledizione senza perdono? Come sono riusciti a storpiare Ermenegildo Zegna? Ah, una bellissima rappresentazione della Torre di Roma. Come si fa a sbagliare una cosa del genere? Fon Sodi, ma perché? Ma chiamatene in un altro modo, no? La scritta è fatta nello stesso carattere. Professional hair dryer, make life better. Cioè, come non fidarmi di questo articolo che prendo fuoco dopo un minuto? Mi ero perso un altro profumo, che sarebbe il Versace Crystal, è diventato Vercaga. Ma penso di sapere com'è questa fragranza. E poi spesso anche le descrizioni sono particolarmente colorite. Qua c'è scritto: astuccio per occhiali da donna con consapevolezza del cancro al colon e moschettone con la stampa leopardo. Cosa ho letto? Soli 6,99€. La borsa Kaeli Keleie. Sicuramente un articolo bello e originale. E cos'è? Khaleesi? La dea dei draghi? Te lo male, muoio male. Adesivi con disegno dell'Italia con la tipica Tour Eiffel di Pisa. A questo punto, visto che ci mancava la Torre di Pisa, gliene mettiamo un'altra così a caso. Quella è la Torre di Roma. Camelle con la C e misto tra Gucci. Ma che cosa è? Perché me la dovrei comprare? Cioè, non è più dignitoso uscire con qualcosa tinta unita? Perché mi devo mettere un falso, così brutto? Perché lo fanno? Io mi sono sempre chiesta perché lo fanno. Ah, c'è la Sony e la Fony. Questa mi mancava. Un bellissimo controller per PlayStation della Fony, con i colori dei tasti totalmente a cavolo, sembrano degli Smarties, ma che cos'è? GGDD, è tipo Gucci. La sala cinesca alle spalle con gli orari di apertura dà proprio un senso di alta moda. E qua abbiamo le ciabatte adios. Perché le vedi e te ne vai, basta, io mollo, Maria io esco. E questo Pikachu ha decisamente qualcosa di strano, cioè l'hanno fatta al contrario. Hanno messo gli occhi al posto delle gote, delle guanciotte. È orribile, è un mostro. Sto impiegando un'ora per capire cosa c'è scritto in questa borsa. Questo sarebbe Be Cool, Be Nice, Be Squared. Ma non sembra la tabella dell'oculista. Come gli viene in mente? Altro paio di ciabatte della Austrabi e Fas. Non riesco a pronunciarla. Che penso proprio per il carattere, non per quello che c'è scritto, che sia Abercrombie. E questo è un porta biciclette per il telefono. No, aspetta, qua abbiamo invertito. Doveva essere porta telefono per biciclette, però non si sa mai. Se ti vendono il telefono con la bicicletta, puoi sempre portarla dietro. La borsa Balenciaga, che sarebbe Balenciaga. Borsa tracolla in tinta unita con tracolla in stile coreano. Dubito che tutti i coreani abbiano lo stile Balenciaga. Altra borsa tarocca del marchio brand trendy Gugid. Bellissima. Un trend che assolutamente non vi potete perdere. Come anche la Cena Price. Ho ancora questa scarpa Dior sopra la banda Gucci, cioè un classico originale. C'è stata pure qua una fusione tra i due brand, hanno lanciato questa linea, come c'è stata tra Fendi e Fila, no? La stessa cosa.
Ho le scarpe Mike. Siete seri? Hanno fatto davvero la scarpa Mike? Ma chi se la compra? Ho le mutande Kailu Kenlin. Un modo vestitino da casa per lavare a terra. 5 euro. Devo dire che descrizione e prezzo sono onesti. Qua ci sono degli acquisti mal riusciti perché una ragazza ha comprato la Black Mask che in realtà, non so, o la dovevi bagnare oppure è davvero una di quelle cose che ti arrivano e sono completamente difformi dalla descrizione. Poi queste scarpe Nike... Ma che cosa sono? Sembrano delle palle da rugby. O ancora qualcuno ha comprato questi stivali rossi, ma in realtà erano stivali per bambole e non era specificato. Oddio! Solo una cosa. Perché? Sono mostruose, nemmeno per il carnevale più brutto della terra. Sono davvero delle mani ai piedi. Io non sono brava con le percentuali, però penso che chi abbia scritto queste percentuali è ancora peggio di me, perché dal 30% più penso che già siamo arrivati al 100%. Qua continua con 56% poliestere, 44% viscose e poi un 100% poliestere. Cioè è una percentuale tipo del 300%. Che razza di percentuale? Anche la descrizione di questa mascherina è abbastanza singolare, perché c'è scritto 56 amici... è fatto con amore in China. Io non la indosserei. Altro esempio di mascherina bizzarra è questa che cos'è? Sembra una strip per i punti neri e anche la descrizione è abbastanza strana. Devo coprire una frase se no mi demonetizzano il video e dice insomma sensuale delle donne del bikini, nuovo push-up bikini a vita bassa, fascia reggiseno, fasciatura del costume da bagno, solido spiaggia femminile di usura bikini. Seriamente. Continuando con le etichette, qua scrivono che in presenza dei bambini è consigliata la supervisione di un bambino, ma mi sembra logico. Orecchini per perdere peso, cioè con soli 2,90 euro perdete 80 kg, 4,5 stelle su 5, come non fidarsi di queste recensioni, lo compro subito. Ma cos'è un sacco per cadaveri? Ma chi se lo compra? Muori! Cioè, se non sei cadavere ci diventi dentro. Coliandori. L'ha scritto Luca Giurato, probabilmente. Fa troppa nebbia in salotto? Hai difficoltà a ritrovare il tuo cavallo in giardino quando lo parcheggi? Cerchi delle decorazioni natalizie alternative? Ecco per voi i bellissimi bracciali luminosi per cavallo! Ma perché? Perché dovrei fare questo al mio cavallo? Ma forse è vero per camminare nella nebbia. Mai visto una cosa così brutta? Cioè, una fusione tra Pikachu e Homer. Queste si fanno di droghe pesanti. Trasforma il tuo animale in un cestino per le vivande. Ma questo è sfruttamento per gli animali? Ma chiamate il WWF, io non posso trasformare il mio cane e il mio gatto in un portavivande. C'è una vera e propria tortura. Sono più propensa a comprare un cuscino a forma di zampone. Per le feste potrebbe anche essere un regalo simpatico. Ma vi prego, non trasformate il vostro cane in un carrellino. Per oggi sono finiti gli articoli più assurdi. Già avevo fatto un altro video del genere, andatevelo a cercare per vederlo. Fatemi sapere se questi video vi piacciono e commentate, scrivete quale secondo voi è l'articolo più pazzo che vi ha fatto più ridere. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!